dalla caduta di Raqqa sembra che l'ISIS o Daesh, che dir si voglia, sia sparito dall'orizzonte dell'informazione, ma non solo, è così, come mai? Ma non è sparito, è cambiato il carattere dominante di Islamic State. E vede, rispetto ad Al-Qaeda, che pure era stata un'organizzazione terroristica, è un'organizzazione terroristica particolarmente agguerrita, che ha fatto degli attentati di carattere clamoroso, basta soltanto pensare all'11 settembre. Certo. E tuttavia, l'elemento di innovazione di Islamic State stava esattamente in questo, ad essere capace, cioè di tenere insieme due prospettive. Quella di un'organizzazione che faceva attentati e attacchi terroristici e quella di un'organizzazione capace di sviluppare delle vere e proprie campagne militari, conquistare territorio, gestire un territorio. In qualche modo il sogno dannato di un terrorismo che voleva farsi Stato. Con la caduta di Raqqa è caduto quel sogno dannato, non è finita Islamic State. Quindi cosa ci lascia in eredità? Ci lascia la componente pura del terrorismo che rispetto ad Al-Qaeda ha un ulteriore elemento di innovazione e di cambiamento. E cioè Islamic State ha in questo momento due grandi possibilità di attività terroristica. La prima è i combattenti stranieri, i foreign fighters, la più grande legione straniera dell'epoca moderna, provenienti da 100 paesi del mondo, diverse migliaia, se vogliamo fare la media mediata dei servizi di informazione dei vari paesi, dovremmo parlare tra 25.000 e 30.000. È una cifra che fa paura. Sì. Fa paura. 25-30.000 da 100 paesi del mondo. Ora, una parte di questi saranno sicuramente morti sui campi di battaglia dell'Iraq e della Siria, un'altra parte tenterà di tornare a casa. E quindi quello è il principale punto di una risposta di carattere terroristico. La seconda componente è quella dei cosiddetti lupi solitari, dei lone wolves, di quelli cioè che sono attivi sui territori, che si autoinnescano, che non hanno alcun rapporto con la casa madre, non c'è una direzione strategica che arracca, adesso non più arracca. La famosa arracca, cabina di regia. Esatto, non c'è una cabina di regia che li attira. Si sono costruiti nel tempo attraverso la formazione sul web, attraverso l'uso del web, e questo è un altro elemento straordinario di novità di Islamic State. Islamic State si è mosso e si muove sul web come un pesce nell'acqua. Vogliamo dirci una verità? Vede, Islamic State non sa nemmeno essa stessa quanto è profonda e diffusa la propria rete di terroristi che possono autoinnescarsi nel mondo. Se il nemico è ancora